In generale si possono distinguere due principali tipologie di terapie mediche a cui appellarsi, quelle convenzionali e quelle non convenzionali e complementari. Comunque queste ultime sono diffuse in tutto il mondo, però hanno un diverso grado di tolleranza da parte delle istituzioni sanitarie. Sono tantissime, sono centinaia e quindi è difficile trovare un'unica definizione che le ricomprenda tutte. Io ne ho individuate tre. Heisenberg, diciamo, diceva che erano le pratiche mediche che negli Stati Uniti non venivano insegnate nelle scuole di medicina né venivano fornite dagli ospedali, mentre la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi ha fatto una definizione che ne sottolinea l'origine filosofica ed extrascientifica e le contrappone invece alle terapie tradizionali che sono invece, hanno una base scientifica. Mentre il Centro Nazionale per la Medicina Alternativa statunitense ne fa un elenco positivo e ne individua principalmente 5 sottogruppi che ne ricomprendono una certa quantità. Quantificare la portata del fenomeno è sicuramente importante, soprattutto per determinare una base scientifica sulla quale discutere. Già nel 2001 l'Ordine dei Medici di Parma si era posto il problema e aveva inviato a tutti i propri medici del territorio un questionario da cui era emerso che dal 10 al 30% dei pazienti richiedeva una consigli oppure la fornitura di terapie non convenzionali a questi medici. Vediamo un po' la situazione in Italia. Ho trovato appunto delle fonti ISTAT che dicono che circa il 16% della popolazione utilizza medicine non convenzionali e in Europa appunto la percentuale sale al 25%, mentre in Africa è circa l'80%. Vediamo cosa utilizzano gli italiani. Circa l'8% l'omeopatia, poi trattamenti manuali che sono chiropratica, osteopatia, circa il 4% la fitoterapia e il 2% l'agopuntura. Per quanto riguarda invece la situazione in Europa, ho trovato un articolo sul British Medical Journal, un po' datato, del 94, però che da qui si capisce che circa il 50% dei francesi fino al 20% degli olandesi utilizzano medicine non convenzionali. In questo articolo non era riportata l'Italia. Vediamo cosa utilizzano gli europei. Utilizzano sicuramente agopuntura, omeopatia e tecniche di manipolazione. Quindi vediamo circa un 20% dalla Francia fino a un 10% della Svezia agopuntura. Abbiamo un picco del Belgio che utilizza omeopatia e poi ci sono anche tecniche di manipolazione. Questo è un lavoro molto recente, del febbraio del 2005, su una nota rivista oncologica che invece ha intervistato un numero non elevatissimo di pazienti, circa 1000, sono pazienti oncologici e sono stati selezionati 14 paesi europei, quindi un numero comunque elevato. E questo è un articolo molto interessante perché il 35% circa dei pazienti oncologici utilizza medicine non convenzionali. Prima della diagnosi soltanto l'8% utilizzava medicine non convenzionali. C'era un altro articolo, non ho fatto in tempo a inserirlo perché era molto recente, di aprile, e hanno fatto un'indagine simile anche in Giappone, dove è emerso che il 44% dei pazienti oncologici giapponesi utilizza medicine non convenzionali e prima della diagnosi invece il 35%. Vediamo cosa utilizza come medicine non convenzionali i pazienti europei. Circa il 50% le terapie biologiche, che sono la fitoterapia, il 26% corpo-mente, quindi meditazione, preghiera, il 3% terapie basate sull'energia e la magnetoterapia e l'8% metodi basati sulla manipolazione. Ho trovato questo lavoro abbastanza recente, del 2002, dove avevano intervistato un numero elevatissimo di persone, più di 30.000 negli Stati Uniti. E da questo lavoro è emerso che il 62% della popolazione degli Stati Uniti utilizza il 30,
62% utilizza medicine non convenzionali, però in questa definizione, in questo lavoro, era ricompresa anche la preghiera e l'assunzione di preparati vitaminici, quindi un po' particolare. Vediamo cosa utilizzano gli americani: il 43% prega per la propria salute, il 24% prega per la salute dei congiunti, invece poi si vede che utilizzano molto la fitoterapia, circa il 19%, per poi passare alle tecniche di rilassamento. Vediamo un attimo come si informano e come mai utilizzano una certa terapia. Vediamo che il 28% dei navigatori di internet ha cercato informazioni in rete. In Italia il 38% utilizza medicine non convenzionali su indicazione del medico, una percentuale che scende al 26% per quanto riguarda la popolazione negli Stati Uniti. In Lombardia la regione ha stabilito che, siccome il fenomeno era importante, era pari al 18% della popolazione, quindi ha fatto un accordo con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, mi sembra quadriennale, dove ha stanziato anche diversi milioni di euro, per implementare una serie di sperimentazioni cliniche, appunto per verificare l'efficacia dei trattamenti non complementari. In generale, comunque, ai pazienti che vogliono utilizzare questa tipologia di cure deve essere garantito il diritto di libertà di scelta terapeutica, ma anche sicuramente fornito un trattamento efficace, ma anche da professionisti qualificati. Io avrei finito. Se ci sono domande... Aia. Io volevo fare solo un'osservazione. Certo. Chiedevo se questa osservazione era fondata o no. Un incrocio di due dati, vedo. Cioè, quel dato che credo si riferisse all'Italia, sì, riguardo la percentuale di pazienti oncologici che la malattia usava. Europa era. Europa. Sì. E risulta che è circa l'8%. Sì. No? D'altra parte questa percentuale è molto minore di della percentuale riferita all'intera popolazione di utilizzatori di medicine non convenzionali. Questa è quella. 5%. Sì, quella europea. Secondo me è proprio un problema statistico del campione. Vabbè, perché se però è preso no. Il campione. Perché è difficile confrontare dei. Perché questo comunque. No, il problema. Sì, no, il problema di fare questa. Cioè, il problema secondo me era dovuto che quello europeo era su 956 pazienti, quindi era un numero non elevatissimo.